In apertura alla seduta di fine giugno, inizio luglio del Consiglio provinciale, il presidente della provincia Arno Compaccia ha informato i consiglieri sulla situazione della campagna di vaccinazione anti-Covid. Dopo una partenza promettente, non si riesce a continuare con le vaccinazioni come era nelle aspettative. Sempre meno persone vogliono vaccinarsi. Per ora non si è lontani dalla media nazionale e per le categorie a rischio, come gli anziani, la quota dei vaccinati è alta. Lo scetticismo nei confronti della vaccinazione in Alto Adige era alto già prima dell'avvento del Covid, con quote di vaccinati abbastanza basse nei confronti della media europea. I Novax incalliti sono relativamente pochi, ma molti sono quelli che vogliono aspettare fino in autunno per poter giudicare meglio la situazione. Compaccia annuncia inoltre che dal 1 luglio anche in Alto Adige vale solamente il Green Pass europeo per partecipare a sagre, praticare sport in palestra, andare al cinema o al teatro. L'assessore Thomas Wiedemann informa che i contagi Covid continuano a diminuire e mette in guardia però dalla variante Delta, che è responsabile di un nuovo aumento in altri paesi. Si vuole creare una nuova offerta di vaccinazione di facile accesso per raggiungere un numero maggiore di persone. I consiglieri hanno poi fatto una serie di domande riguardanti in dettaglio l'offerta di test, le misure di sostegno, le limitazioni per alcune attività e altri aspetti della crisi sanitaria. Sulle relazioni di maggioranza e di minoranza della commissione d'inchiesta sulle mascherine si è sviluppato un intenso dibattito in aula. Mentre alcuni consiglieri d'opposizione chiedevano persino delle dimissioni dalla giunta o dall'azienda sanitaria, la maggioranza insisteva sul fatto che si era in una situazione d'emergenza e che si cercava, come altri paesi, disperatamente di procurarsi materiali di protezione. In questa seduta del Consiglio sono state approvate 4 proposte delle opposizioni. Il Gruppo Verde ha promosso un voto, sottoscritto anche dalla SVP, con il quale si invita il governo italiano ad emanare una legge sulle filiere per poter controllare gli standard ecologici e sociali e il rispetto dei diritti umani anche sui prodotti e sulle materie prime importate. Anche la mozione del Team K, firmata anche dalla SVP e dalla Lega, di organizzare in Consiglio un'audizione di esperti sulla trasformazione digitale che avrà effetti sull'economia, sul lavoro e sulla vita privata, è stata approvata. Approvata anche la mozione del gruppo Südtiroler Freiheit per mantenere nomi storici di Masi e nei registri anagrafici e per poter inserire i nomi tedeschi delle vie nelle nuove carte d'identità. La mozione dei Verdi di distribuire gratuitamente nelle scuole medie articoli per l'igiene femminile è stata approvata con i voti della SVP, del Partito Democratico e del Team K. Sono state respinte le mozioni di Fratelli d'Italia per uno studio e un contenimento degli alti costi della vita, del Movimento 5 Stelle la presa in carico post guarigione dei pazienti Covid, del Partito Democratico per l'accesso dei medici di medicina generale al registro delle vaccinazioni, del gruppo Enzian per eliminare i contributi obbligatori ai provider di crediti di formazione continua. Intensamente discussa e infine respinta la mozione dei Freiheitlichen di usare in linea generale il maschile generico nella pubblica amministrazione e di evitare il cosiddetto linguaggio gender inclusivo. Il Consiglio provinciale ha approvato in questa seduta anche una legge omnibus con modifiche di leggi provinciali in ambiti diversi presentata dalla Giunta. Il dibattito riguardava soprattutto la legge su territorio e paesaggio e i masi chiusi, l'assunzione di personale docente e la proporzionale nell'azienda sanitaria, la proprietà degli autobus e degli altri mezzi di trasporto del servizio pubblico e risparmio edilizio.